Benvenuti nella sala stampa di Montecitorio per la presentazione di un importante disegno di legge per la istituzione del registro dei periti giudiziari. Saluto tutti i presenti e penso che questa importante presentazione sulle prospettive di riforma per la circolazione delle opere d'arte riguardi trasversalmente più ambiti. Ringrazio l'avvocato Galluppi per l'organizzazione e saluto la gallerista Barbara Paci e Davide Lorenzone che poi prenderanno la parola dopo di me. La proposta di legge che presentiamo oggi è volta proprio a colmare un vuoto legislativo importante e nel corso di un processo, vedete, il giudice può, come sappiamo, farsi assistere da uno, o più consulenti forniti di particolare competenza ed expertise tecnica al fine di dirimere complesse questioni tecniche, scientifiche o artistiche. Penso ad esempio al caso dell'affresco del Caravaggio, che tutti voi ricorderete, proprio sulla difficoltà di stimare il valore effettivo. Pertanto, presso ogni tribunale sono istituiti un albo dei consulenti tecnici del giudice, il CTU, per le consulenze tecniche del processo civile ed un albo dei periti per le perizie del processo penale. Non esiste in Italia, o comunque non è riconosciuta ad oggi, una figura di certificatore ufficiale dell'opera d'arte. E quindi l'unico riferimento normativo indica il mercante come l'unico a poter certificare l'opera d'arte oggetto di vendita, con l'articolo 64 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42. La legge quindi non afferma che la certificazione di autenticità debba essere rilasciata da un perito, un esperto o un critico d'arte, ma solo dal venditore, il quale ha l'obbligo sì di consegnare la documentazione attinente all'autenticità e in mancanza di questa una dichiarazione che attesti l'autenticità dell'opera o almeno la probabile attribuzione o la provenienza. Il soggetto che fornisce tale documentazione, cioè il certificato di autenticità, è l'autore se è in vita, altrimenti gli eredi, gli enti riconosciuti come fondazioni o archivi d'artista preposti alla tutela, allo studio, alla promozione e all'archiviazione delle opere, o in mancanza di questi specialisti, studiosi di fama, e infine anche il perito stesso. D'altra parte, chiunque può rivendicare per sé il ruolo di critico ufficiale di un determinato artista, tanto in più in assenza appunto di un albo di consulenti tecnici esperti in materia di opere d'arte, istituzione prevista nel lontano 71 con la cosiddetta legge Pieraccini, legge 20 novembre del 71, la 1062, ma non ancora di fatto attuata, né di autorità preposte ad accertare i requisiti della preparazione dei periti stessi o degli esperti d'arte. Quindi l'istituzione di un registro specifico di periti andrebbe, in materia di opere d'arte, colmerebbe appunto questo vuoto normativo che crediamo sia molto importante. Il perito d'arte svolge infatti una professione di elevato contenuto intellettuale, di notevole complessità, che necessita di una formazione scientifica, metodologica, tecnica ed etica specifica, ottenuta mediante un lungo percorso di istruzione, formazione e aggiornamento a carattere teorico e pratico. Con questa proposta andremo a valorizzare quindi questa fondamentale professione per tutto il mercato dell'arte. Sarà presto attuata nel decreto legislativo di rimodulazione dell'IVA, l'adeguamento dell'IVA poi sulla compravendita di opere d'arte, è un tema su cui stiamo lavorando con il Vice Ministro Leo dalla scorsa legge di bilancio, così come delle semplificazioni per la circolazione delle opere d'arte, nonché una semplificazione del percorso autorizzativo dei prestiti, modificando e garantendo che i tempi possano essere certi e con parametri oggettivi, in un confronto con il Ministero della Cultura, in particolare le direzioni generali Musei e Belle Arti. Ringrazio quindi l'Avvocato Galluppi per lo spunto proposto e anche le associazioni coinvolte per appunto aver suscitato questo tema rispetto a questa importante figura professionale e questo vuoto normativo che andremo a colmare. E passo la parola all'Avvocato Galluppi. Prego. Grazie all'onorevole Mollicone. Ringrazio chiaramente la Camera della Repubblica per l'ospitalità, il Ministro della Cultura ovviamente nella persona dell'onorevole Mollicone per la disponibilità e per l'interesse manifestato anche in merito alla instaurazione di quelli che sono i dibattiti, i rapporti parlamentari che sono connessi alla tematica e anche all'iter legislativo che da qui in poi dovrà essere percorso. Chiaramente
Ringrazio anche i pregiati relatori che abbiamo coinvolto e quindi tutti quelli che oggi hanno colto favorevolmente l'invito e ringrazio anche perché qualcuno è qui presente, la collaborazione di Byron Associati, la critica Susanna Misiano, così come l'avvocato Carolina De Cecco che oggi ci è venuta a trovare e la professoressa Capilli che illo tempore aveva anche collaborato per lo schema e la strutturazione di questo disegno di legge. Abbiamo, anticipo, coinvolto due settori specifici di riferimento, ma i settori specifici di riferimento sono una miriade perché riguardano i rischi che sono connessi alla circolazione delle opere d'arte. Abbiamo preso come spunto praticamente il settore dell'automotive e qui oggi è presente il dottor Davide Lorenzone, che è il conservatore del Mauto del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, così come la dottoressa Barbara Paci, che è in collegamento, che è una gallerista internazionale. E Byron mira oggi a cogliere l'attenzione della politica e ovviamente non solo in ordine a quelli, dicevo, che sono i rischi connessi alla circolazione delle opere d'arte, quindi ai rischi a cui sono esposti lo Stato in realtà, anche perché in termini di PIL il mercato dell'arte ha una sua rilevanza di non poco momento, e dall'altro i privati. Posta la sistematicità, la costanza con cui si manifestano dubbi, si manifestano incertezze sui criteri di valutazione dell'autenticità delle opere e dei beni da collezione, ma anche sull'attività di indagine e quindi nell'ambito delle operazioni che le forze dell'ordine svolgono per fronteggiare la criminalità organizzata e non, le critiche sui metodi di perizia da parte dei professionisti che molto spesso, ai noi, non sono in realtà qualificati tali come professionisti. E tutto ciò si bada bene, come diceva giustamente il Presidente, nonostante anche, aggiungo io, la recente riforma del Codice dei Beni Culturali, quella comunque anche del 2017, che è finalizzata ad una semplificazione di quelle che erano le procedure di controllo e di circolazione internazionale dei beni culturali, ed oggi più che mai appare utile, appare necessaria la regolamentazione dell'attività professionale, anche perché il governo ha fatto il suo già dallo scorso anno, perché vorrei ricordare che il decreto ministeriale 109 dello scorso anno, del 2023, ha ad oggetto una regolamentazione generale dell'albo dei CTU, però diciamo che ha prestato particolare attenzione agli ingegneri, ai medici legali, eccetera, e quindi, come giustamente diceva il Presidente, occorre colmare delle lacune. Interrompo un secondo solo, mi scuso e vi saluto perché devo andare in aula a votare. Buona prosecuzione dei lavori. Ci aggiorniamo. Dicevo, chiaramente oggi non è questa la sede per soffermarci su quella che è la qualificazione ex legge di bene culturale, però ricordo solo che la riforma faceva esplicito riferimento alla conclusione del procedimento di verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico da parte degli organi competenti del Ministero dei Beni. D'altronde è previsto dalla Costituzione dall'articolo 9. Sono intervenute rilevanti modifiche, l'innalzamento della soglia temporale da 50 a 70 anni, oltre la quale le opere di un autore non più vivente possono essere oggetto di provvedimento di tutela da parte dello Stato. Ci sono state delle modificazioni in relazione anche alla soglia di valore di 13.500 euro al di sotto della quale le opere di un autore non vivente con più di 70 anni non richiedono alcuna autorizzazione preventiva per la loro uscita sul territorio nazionale. C'è stata la creazione di un registro elettronico finalizzato all'annotazione giornaliera delle transazioni per la facilitazione della consultazione delle varie sovrintendenze. Certo, sono tutte modifiche importanti, ma sono modifiche in realtà che non risolvono, come dicevamo poc'anzi, i problemi che sono connessi alla circolazione dei beni d'arte.
per rilanciare comunque un mercato italiano e per abbassare anche quelli che sono i rischi connessi. Rischi che, prima di passare la parola ai relatori, certamente potranno essere abbattuti attraverso un intervento meritorio di integrazione della normativa, così come noi diciamo ci prefiggiamo, che ha ad oggetto le competenze professionali, come diceva l'onorevole Mollicone, quindi la formazione, la categorizzazione dei settori di specializzazione, per come ha incominciato a fare il governo con l'emissione del decreto ministeriale 109, che dicevo detta le norme per l'iscrizione, la tenuta, il monitoraggio degli albi dei CTU presso i tribunali, promuovendo la costituzione di un albo nazionale. Le questioni però più importanti, e qua entriamo un attimo nel vivo, e che sono le questioni non risolte, chiaramente si pongono sul tema della autenticità. Ora, mettendo da parte le questioni storiche, diciamo, della circolazione delle opere d'arte a seguito di trafugazioni eclatanti, il Caravaggio, diciamo, che sono ormai oggetto di studio nelle università, fatti noti di questi anni sono per esempio quello che è successo a Siracusa, l'avevamo detto anche in altri convegni, circa le 26 opere d'arte esposte al convitto delle arti noto museum a seguito dell'esposto depositato alla Procura della Repubblica della Fondazione Giorgio Isa De Chirico, ritenendo a seguito della nomina proprio di un consulente tecnico dubbia l'autenticità delle stesse. Però questo per quanto riguarda le arti figurative, però in materia di automotive è arcinota ormai la vicenda, questa volta della iconica Ferrari GTO 250 che è stata trovata nel garage di un collezionista per via di un accertamento fiscale, certificata da un ente, comunque da un'associazione nazionale, ma poi essere risultata non autentica, per cui oggi pendente un giudizio per falsi in atto pubblico con connesse valutazioni peritali da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, così come ancora recente di qualche anno fa è il caso dell'indagine che è stata completata dalla Procura della Repubblica sulle opere di De Dominicis, per cui è processo. Ma ci sono una miriade di casi minori, sconosciuti ovviamente ai più, ma che i tecnici del diritto ovviamente nelle aule di tribunale si dibattono, insomma, si... E questo fa il paio con la questione non risolta dell'autenticità, per cui ora passo la parola alla dottoressa Paci, e dopo anche la questione sulla certificazione di autenticità, che è un tema magari più specifico nel settore dell'auto, e poi vedremo magari perché. Quindi io ho completato questa breve, diciamo, introduzione, e lascio la parola ai relatori, alla dottoressa Paci. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto il presidente onorevole Federico Mollicone per questa opportunità, per questo invito, e ovviamente l'avvocato Galluppi, che devo dire ha saputo più che introdurre un tema che noi riteniamo, addetti ai lavori, galleristi e mercanti d'arte, assolutamente fondamentale. E anzi, grazie, perché poter dar voce a una categoria come la nostra, che si ritrova quotidianamente di fronte a un tema così delicato. Noi ci imbattiamo ogni giorno in problemi e situazioni che sono quelle appena descritte. Inoltre vorrei sottolineare che il perimetro nel quale ci muoviamo noi come galleria è quello estremamente ancora più dinamico rispetto all'antichità del contemporaneo e della scultura. Il contemporaneo perché spesso e volentieri ha a che fare con artisti che sono ancora in vita, ma che
spesso e volentieri non hanno ancora un'educazione, parlo principalmente degli artisti italiani, a tutelare quello che è il loro lavoro, quindi a creare dei veri e propri archivi, a creare una struttura che possa affiancare anche il commercio, la vendita e semplicemente anche la diffusione delle loro opere. E quello poi della scultura, perché la scultura nella natura stessa che è, viene realizzata in più esemplari che comunque vengono regolamentati come esemplari unici attraverso quelle che sono un numero di copie limitate, ma che spesso possono essere poi vittime di falsi e di ancor più copie che noi ritroviamo spesso e volentieri anche al di fuori dell'Italia. Dunque, questo è per noi un motivo che lavoriamo poi spesso con artisti internazionali come Botero, piuttosto che artisti anche del Sud America, un tema che conosciamo benissimo. Allora, siamo stati chiamati più volte anche come consulenti tecnici per comporre perizie, per studi legali o per commercialisti che poi affrontano fallimenti, lasciti ereditari, con la necessità di attribuzione e naturalmente quello che è poi una considerazione in chiave economica, che poi alla fine è quello che ci chiedono, ma anche collaborazioni con la polizia e i carabinieri per frodi e furti, quindi anche lì un'ulteriore necessità di attribuzione, poi come dire, rimettere le cose a posto anche per poter dare supporto alle forze dell'ordine. La figura, come chiede questo disegno di legge, di una figura competente appunto come formazione e che abbia anche germinato esperienza sul campo, sicuramente, ecco, scusatemi, mi sentite ancora? Sì, sì, benissimo. Scusatemi perché ho avuto una breve interruzione. Ecco, questo, la creazione di una figura competente per formazione ed esperienza è fondamentale, che venga soprattutto all'interno, venga inclusa nel registro che regolamenti questo tipo di anche supporto che noi diamo sia a privati che ad enti pubblici. I due esempi che io potrei fare, che poi ritroviamo quotidianamente, ma semplicemente per poter dare l'idea dell'entità anche del problema e delle situazioni, spesso e volentieri noi abbiamo lavorato più di 20 anni con Fernando Botero e spesso e volentieri, avendo lui un respiro internazionale, noi ci siamo ritrovati con l'artista che ci chiamava perché individuava all'interno, ad esempio, di lotti d'asta, anche di case d'asta internazionali, su New York piuttosto che su Londra, di opere che lui assolutamente non riconosceva come autentiche, ma forse spesso con la dicitura attribuito a si eludeva questo tipo di problema. Dall'altra, e ripeto ancora che l'educazione in senso positivo, nel senso anche più nobile del termine, anche verso i nostri collezionisti, cioè coloro che fruiscono poi dell'acquisto dell'opera d'arte, quindi il collezionista, l'amatore, il giovane appassionato, ecco, deve sempre chiedere il certificato di autenticità, anche se è un giovane artista. Questo noi spingiamo sempre chiunque a farsi portatore di questa richiesta. Spesso i collezionisti, cercando anche, e questo è nella natura chiaramente del commercio, di poter ottenere un vantaggio anche di sconto economico, magari comprano da altre fonti piuttosto che dallo stesso artista, il quale, l'ho già detto all'inizio, non è stato anche preparato a creare questo certificato. Io vedo per esempio con gli artisti sudamericani, con i quali noi lavoriamo da oltre 20 anni, hanno addirittura dei veri e propri archivi dove sulla scultura incidono un codice, che è un codice molto lungo perché racchiude tutta una serie di informazioni e di elementi preziosi, che poi ritroviamo in doppia copia in un certificato che viene prodotto e poi spedito direttamente appunto dall'atelier dell'artista. Quindi trovo che forse corsi, aggiornamenti, tutto ciò che noi possiamo andare a
ad arricchire per evitare poi il problema secondario, quello che diceva benissimo l'avvocato Galluppi, che ci ritroviamo poi in contenziosi, in conflitti che chiaramente poi vanno ad inficiare anche per esempio quelli che sono i lasciti testamentari, che sono dei temi delicatissimi perché poi incontrano anche affetti, conflitti all'interno di famiglie. Questo ecco genererebbe sicuramente un maggiore equilibrio, una maggiore armonia. Ed infine, per concludere, tuttavia non possiamo eludere due soggetti imprescindibili nella valutazione economica o del grado di autenticità di un'opera d'arte. Le prime, lo accennava già il nostro presidente Mollicone, le fondazioni e gli eredi che alla morte dell'artista hanno la responsabilità, l'onere e il dovere di certificare quindi l'autenticità di un'opera che spesso, data anche la vita, alle volte anche avventurosa degli artisti, viene ad essere complicata da altri eredi che si interfacciano con quelle che sono fondazioni autorizzate, ma che poi chiaramente l'abbiamo visto più volte, avete citato De Chirico, ma possiamo citare anche tante altre figure di artisti contemporanei che insomma ben conosciamo quanto sia complicato poi per un collezionista ottenere un certificato. Ma l'altro, che riguarda un tema squisitamente economico, è quello proprio delle case d'asta, perché quando noi creiamo questo documento, questo dossier che ci viene richiesto dai soggetti che ho indicato prima, è assolutamente un nostro punto di riferimento, direi il principale punto di riferimento, quelle che sono state le quotazioni ottenute alle ultime aste. E purtroppo o per fortuna, questo sarebbe interessante approfondirlo in un altro tema, sono questi i primi criteri di valutazione economica che noi dobbiamo tener conto quando diamo un significato, un valore economico a un'opera d'arte. Grazie. Grazie dottoressa Paci. Ha introdotto il tema spinoso della certificazione di autenticità e da questo punto di vista il contesto di internazionalizzazione e anche finanziarizzazione, quindi il risvolto economico del mercato, attribuisce un ruolo fondamentale al cosiddetto COA, cioè al certificato di autenticità, perché è questo il certificato di autenticità che permette la circolazione delle opere. Ma se è vero come è vero che abbiamo nel mercato una grande quantità di opere e beni di interesse storico collezionistico, addirittura noi abbiamo fatto una ricerca in Bari Associati anche in collaborazione con il Comando dei Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale, cioè pensate bene che circa il 70% delle opere del mercato dell'arte contemporanea in Italia sarebbe costituito da falsi. E allora da questo punto di vista potremmo ritenere anche ben più alta la percentuale delle manipolazioni delle certificazioni, se pensate bene a questo, le quali sono tecnicamente tra l'altro anche più semplici da falsificare rispetto alle opere. E quindi ben sappiamo che il certificato fornisce credibilità, ha una valenza economica, per esempio nel caso delle arti figurative, o per via della firma originale dell'autore, o nel caso in cui questi non sia più in vita, per mezzo dell'autografia del rivenditore che se ne assume anche la responsabilità penale. Ci sono questioni ed elementi anche nell'ambito di quelle che vengono ormai considerate delle opere d'arte nel settore dell'automotive, ed è proprio per questi motivi che si richiede una maggiore tutela per proprietari, per collezionisti in generale e comunque per lo Stato, tenuto conto che sotto questo profilo, come anticipava anche l'onorevole Mollicone, non esiste un diciamo organismo ufficiale anche per settore di appartenenza, non esistono dei criteri univoci per la valutazione di questi documenti, tanto che sono frequenti i casi in cui viene contestato, scusate se divago un attimo nel mio ruolo di avvocato, il reato di falso anche per questi.
Ed ecco quindi che si incardina questo ulteriore tema della professionalità degli esperti d'arte, della qualificazione del perito d'arte giudiziario. Però per concludere passerei subito la parola al conservatore del Museo Nazionale dell'Automobile Mauto di Torino, il dottor Lorenzone, che è stato molto gentile e disponibile a fare questa trasferta romana. Grazie per averci invitato, siamo veramente contenti che avete preso in considerazione il Museo Nazionale per dibattere su questo tema che per noi è anche molto importante, anche perché direi che rispetto alle sculture e ai quadri e a tutte quante le opere d'arte, l'auto di per sé è un'opera d'arte, anche perché se stiamo a pensare ai primi veicoli costruiti all'inizio del Novecento, negli anni 20 e anni 30, molte di quelle auto erano standardizzate a livello di meccanica, quindi tu potevi comprare il telaio dall'azienda e poi te lo facevi personalizzare, quindi ogni cliente si faceva personalizzare la propria carrozzeria. Quindi il problema di oggi, oltre ad andare a fare interventi di restauro, quindi poterle diciamo, far vedere al pubblico in che modo erano uscite di fabbrica, è anche valutare quanto di originale c'è sul veicolo. Anche perché il veicolo, a differenza di un quadro, una scultura, è una cosa che si muove. Quindi negli anni ha potuto subire delle modifiche. Quelle modifiche sono potute essere fatte dallo stesso proprietario per migliorare il funzionamento del veicolo. Quindi tutti questi aspetti oggi vanno valorizzati. Non va valorizzato invece quello che si fa o si faceva in passato di comprare dei veicoli, dei telai e per passione dire io vorrei avere quell'auto. E quindi vanno a ricostruire e poi nel tempo la ricostruzione diventa quasi come se fosse vera. Questo fatto qua di fare delle ricostruzioni e oggi vengono valutate come vere, crea dei veri e propri falsi. E questi falsi oggi a volte sono valutati in milioni e milioni di euro o di dollari. Quindi ci servono delle figure che possano tutelare e valutare l'originalità del bene veicolo e allo stesso tempo valutare in che modo questo veicolo è arrivato fino ai giorni nostri per dargli poi un valore. Vi ho portato qua alcuni esempi. Adesso vediamo se parte. Vediamo. Ok, dovrebbe partire. Aspettiamo. No, non funziona. Sì, grazie. Qualche anno fa il museo ha fatto una mostra dedicata proprio ai falsi di autore con l'agenzia delle dogane, proprio per far vedere che oggigiorno si possono trovare dei problemi seri su vetture di grande valore storico. Prima di tutto però vi farei una piccola introduzione minima per dire perché il museo dell'automobile è così importante in Italia. Beh, il museo è il secondo museo a livello nazionale più vecchio al mondo, fondato nel 1933, quindi nel 1933 il museo ha iniziato a raccogliere veicoli e oggigiorno abbiamo più di 300 veicoli in collezione. Questo è fondamentale perché molti che oggi hanno bisogno di informazioni su veicoli, su capire in che modo le vetture possono essere, diciamo, conservate, vengono da noi per valutare le nostre vetture, perché la maggior parte delle nostre vetture sono in condizioni originali, direi al 90% di meccanica e di carrozzeria. Ovviamente sono stati fatti degli interventi di restauro negli anni, senza però andare a cancellare diciamo, gli strati originali dei veicoli. Quindi poter avere tutto questo patrimonio storico a disposizione di periti o di persone che hanno bisogno di un supporto e di aiuto. In più anche tutta la documentazione storica, perché quando si vanno a valutare dei veicoli per vedere l'originalità del bene è fondamentale la ricerca storica. Con le opere d'arte forse è più facile capire chi è che l'ha fatta, con l'auto è molto più complicato perché come dicevo prima l'auto è stata costruita a step, la fabbrica può avere certi tipi di dati ma le carrozzerie o i costruttori delle parti degli avvenimenti sono altre aziende, quindi se non si ha un archivio dove poter valutare o contare tutte quante queste informazioni è impossibile valutare il bene nel complesso. Come vi accennavo, qualche anno fa abbiamo fatto una mossa al museo sui falsi storici con l'agenzia delle dogane, proprio perché sono state trovate delle vetture, copie di autentiche e vendute per vere. Ora, alcune di queste vetture sono veramente dei casi eclatanti di falsi che si vedono a occhio nudo, ma in alcuni casi la replica è così ben fatta
che è veramente complicato andare a distinguere tra il vero e il falso, e l'unico modo è andare o dalle aziende che hanno prodotto i telai e le carrozzerie, o facendo analisi invasive sui materiali che compongono il veicolo stesso. Qui abbiamo alcuni casi veramente eclatanti di falsi, addirittura anche falsificare una vettura da corsa creandola elettrica e dire che la vettura elettrica è vera è veramente una cosa assurda. Ma la difficoltà, secondo noi, si va a riscontrare soprattutto su quelli che sono i veicoli molto più vecchi, perché essendo costruiti a livello artigianale è complicato andare a capire in che modo sono arrivati ai giorni nostri e sono completamente originali al 100%. E quindi si vanno a fare delle analisi veramente invasive sui veicoli per valutare le colorazioni, i tipi di materiali, in che modo il veicolo è arrivato fino ai giorni nostri, e poi da lì si può valutare, si può stabilire in che percentuale il veicolo è arrivato ai giorni nostri. Un caso eclatante che ha preso, diciamo, che ha coinvolto il museo è questa vettura che vedete qua, che è la Itala 3545 Pechino-Parigi. È una vettura costruita in un unico esemplare per partecipare a una corsa nel 1907 da Pechino a Parigi. Ora, voi potete immaginare che nel mondo dell'auto chi non vorrebbe avere una Pechino-Parigi per poterla diciamo, far vedere a tutti quanti. Bene, il museo per anni è rimasto, diciamo, nelle sue quattro mura, quindi non è mai uscito a portare fuori le vetture per evitare che magari potessero subire dei danni. E quando sono andato nel museo, io nel 2017, mi sono accorto che c'era una vettura praticamente uguale alla nostra, di colore rosso, che è quella che vedete lì, che ha partecipato a un concorso d'eleganza di Pebble Beach e ha vinto. I concorsi di eleganza sono dei concorsi per, diciamo, valorizzare i beni storici. Quindi che un concorso d'eleganza a livello internazionale dia un premio a una vettura originale, la nostra, ma in quel caso lì un telaio originale, ma ricostruita come l'originale, e gli dia valore storico, è un gravissimo fatto. Perché tu stai dando un valore aggiunto a una vettura ricostruita, ma che non ha nulla a che vedere con il veicolo originale. E cosa crea questo fatto? Crea che tutti pensano che quella che gira per il mondo sia quella vera. Gli stessi produttori di modellini te la fanno di colore rosso. Quindi quando vengono da noi dicono, ma io ho visto quella vera in giro per il mondo e di colore rosso, perché la vostra è grigia? Quindi da quell'occasione dicono di no, il museo deve uscire, deve far conoscere le storie delle proprie vetture, ma di tutte le auto. Quindi siamo a disposizione anche per dare un supporto tecnico a chi poi sarà impegnato a far perizie e a scoprire i falsi e i veri durante, diciamo, i veicoli. Grazie. Prego. Grazie, dottore Lorenzoni. Noi concludiamo la giornata di oggi, questa conferenza stampa. Avanza, devo dire, la protesta dei proprietari che subiscono danni patrimoniali per via di improvvisi deprezzamenti o addirittura azzeramenti del valore delle loro opere certificate, autenticate, dei loro beni, quindi acquistati con applicazione dei valori, come diceva giustamente lei, economici, in linea con il mercato di quelli da collezione, ma che poi, come per esempio nel caso delle auto, rivelatesi di, tra virgolette, di latta, ecco, oserei dire questo termine. Però al netto dei rimedi di natura giuridica e giudiziaria in ordine alle differenze che ci sono tra le garanzie espresse o implicite che sono rilasciate o meno dai venditori delle opere, è indubbio che anche sui criteri utilizzati per l'autenticazione, se siano corretti o meno quelli utilizzati da chi che sia, è appunto indubbio che ci si continua a muovere su un campo minato. Quando noi discutiamo, e veramente concludo e vi ringrazio per la vostra presenza e per la vostra partecipazione, cito sempre due autori, uno Dostoevskij nell'Idiota dice la bellezza salverà il mondo, scriveva, no? E stiamo parlando di cose belle, o almeno si presumono belle. Di contro anche Sciascia una volta scrisse sull'ora, leggo testualmente, l'Italia è il paese dell'arte,
ma le opere vanno in malora e non dobbiamo constatare che questo, dobbiamo constatare che questo non è un paese civile. Ora, se entrambi, e concludo, ci hanno detto la verità, e questa è da questa verità che dobbiamo ripartire e migliorarci nella legislazione, quello che noi stiamo cercando di fare, dobbiamo migliorarci nelle forme di controllo, nei metodi di valutazione, per salvaguardare il nostro patrimonio e rendere, dico, il bello ancora più bello e probabilmente anche il paese ancora più civile. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie, buona giornata.